Torniamo ora al tema di questa puntata, l'abbandono scolastico e formativo da parte dei giovani del Meridione. Ne parliamo con i nostri ospiti, Luca Bianchi, direttore dello Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, e Gianfranco Viesti, professore di economia all'Università di Bari. Buonasera. Buonasera. Allora, secondo i dati presentati proprio dallo Svimez, al sud quasi un giovane su cinque ha abbandonato la scuola o la formazione, un dato molto più alto rispetto a quello del centro e del nord, quasi il doppio, e in alcune province del meridione le cose vanno ancora peggio. Allora, Bianchi, l'abbandono determina un livello basso di competenze e quindi anche maggiori difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro? Beh sì, senz'altro. Quello che abbiamo voluto sottolineare è soprattutto che si è interrotto un processo di chiusura del divario nord-sud che si era verificato fino alla crisi, e dal 2008 in poi abbiamo di nuovo una sostanziale stagnazione. Si apre il divario rispetto al nord e rispetto all'Europa, soprattutto in termini di giovani che rimane con la sola licenza media. E questo è la fotografia di un arretramento, di una riduzione dell'investimento formativo nel mezzogiorno. Questo impatta sulle possibilità dei singoli di trovare un posto sul mercato del lavoro, e soprattutto depaupera al mezzogiorno di uno dei suoi asset di sviluppo più importanti. Quindi evidentemente anche le politiche pubbliche non sono state a supporto di quel processo di formazione che è fondamentale per la ripresa del Sud. Professor Viesti, dunque l'alto abbandono scolastico e formativo al Sud incide sulla scarsa crescita economica di quest'area del paese? Ma certamente sì, stiamo mettendo il dito su una piaga veramente importante del nostro paese. E cioè, come diceva Bianchi, quel processo di avvicinamento delle condizioni tra le diverse regioni del paese, che per decenni si è verificato dal punto di vista dell'istruzione, dei servizi per l'istruzione, si è ora fermato e si è invertito, aumentano le distanze. Sono dei dati drammatici, perché abbiamo una quota della popolazione con livelli di istruzione molto bassi. Questo incide innanzitutto sui livelli di partecipazione civile, di partecipazione politica del nostro paese, perché la scuola innanzitutto serve a formare i cittadini, e che ci siano delle tendenze così dovrebbe rappresentare un grande campanello d'allarme. E poi ha un risvolto economico, naturalmente, che il mondo in cui viviamo, e ancora di più quello in cui vivranno questi ragazzi, è un mondo nel quale l'istruzione è una condizione indispensabile per accedere a posizioni sul mercato del lavoro appena decenti. E quindi, ci stiamo allevando in seno un problema che ci accompagnerà per i prossimi decenni. Non vedo molta attenzione. Ho sentito delle dichiarazioni recenti del Ministro dell'Istruzione che osservava, per esempio, la scarsissima diffusione del tempo pieno nelle scuole elementari del mezzogiorno, ma suggeriva delle forme di volontariato per risolverle. E credo che si debba avere un approccio un po' più forte a presidio di un grande servizio pubblico nazionale, che è un'infrastruttura del nostro paese decisiva. Certo, torno a Bianchi, ma come si può spiegare questo tasso di abbandono così alto nel mezzogiorno? È un problema che ha origine nelle famiglie? Ma senz'altro la crisi economica ha rappresentato per il mezzogiorno uno salto, uno stacco decisivo. L'impoverimento delle famiglie ha senz'altro inciso. Dall'altro abbiamo un mercato del lavoro che oggettivamente ha chiesto poco, domanda poco lavoratori con più alte competenze, però proprio questa è la chiave. Se noi ci adattiamo e creiamo l'offerta, come molto spesso si dice, cioè bisogna creare offerta di bassa qualità perché la domanda è quella, vuol dire che noi in qualche maniera ci rassegniamo a un sud meno formato e con meno sviluppo. Nella tradizione invece abbiamo sempre pensato che politica dello sviluppo volesse dire innanzitutto puntare sul capitale umano, cioè fare del capitale umano un elemento di attrazione, quindi non deve riflettere debolezze del sistema produttivo, deve essere l'elemento attraverso il quale noi attraiamo investimenti nel capitale produttivo, così da, attraverso la potenzialità della offerta di forza lavoro qualificata. Questo è il tema più rilevante su cui bisognerebbe concentrare l'attenzione. La scuola è un elemento determinante per chiudere i divari sociali e produttivi, quindi va fatto un investimento
aggiuntivo nelle regioni meridionali. Invece il divario comincia già ancora prima della scuola, perché già vedete la partecipazione dai 0 ai 3 anni agli asili nido, il mezzogiorno già è più debole in quell'area. Poi fare scuola nelle aree a maggior disagio è più difficile, servirebbero risorse aggiuntive. Tutto questo nel corso degli ultimi anni è mancato, e questa è la fotografia di un'assenza di politica formativa, che è politica di sviluppo, nel corso di questi ultimi anni. Quindi va proprio modificato l'approccio a questo tema, che è fondamentale, e mi stupisco che non sia considerato così. Chiaro. Professor Viesti, brevemente, allargando lo sguardo in generale, lo storico divario tra nord e sud del paese si sta riducendo? No, non negli ultimi anni. Quello che sta succedendo è che al sud si stanno riducendo contemporaneamente sia la popolazione che la produzione, ed è un fenomeno nuovo mai visto dall'Unità d'Italia ad oggi. E questo ci sfida molto, perché dobbiamo creare le condizioni affinché questa parte del paese possa contribuire al rilancio di tutta l'Italia. L'Italia non cresce perché non crescono tutte le sue regioni, e questo si fa non con la bacchetta magica, ma ad esempio puntando sull'istruzione, che siano organizzazioni internazionali, politici di destra o di sinistra. Se c'è un punto su cui c'è consenso da parte di tutti è che l'istruzione è decisiva, l'istruzione pubblica nazionale è decisiva. Bene, grazie professore, grazie ai nostri ospiti. Per oggi è tutto. GR1 Economia torna.